Goba, da anni presente nel mondo dello sport e negli eventi podistici marchigiani più importanti. Goba è solo a Monte Cassiano. Con i migliori marchi per il basket, calcio, calcetto, fitness. Specialistiche e chiodate per atletica. Tennis, volley, tempo libero, per uomo, donna e bambino. Professionalità e cortesia a vostra disposizione. Karu, Mizuno, New Balance, Brooks, Saucony, Ulsport, XB. Ed eccoci amici dell'Atletica questa settimana a Campobasso per il 39esimo trofeo Musacchio, un incontro per rappresentative regionali del centro Italia con le Marche, poi c'è l'Umbria, la Puglia, la Campania, il Molise e l'Abruzzo che gareggiano qui. La città di Campobasso ha circa 50.000 abitanti, è capoluogo di provincia e di regione del Molise, siamo nel Molise, e per curiosità è la terza il terzo capoluogo di regione più alto d'Italia dopo Potenza e L'Aquila con i suoi 701 metri, abbiamo visto proprio sopra il castello Monforte. Qua intanto iniziamo la gara con la gara del martello, la manifestazione con la gara del martello e subito Giorgio Olivieri ottiene 65-88 che è molto vicino al suo 66-02 che è il record regionale stabilito poco tempo fa. Abbiamo un altro atleta, sempre per le Marche, qui in gara, Orges Arzillari, eccolo qua, dell'Asa di Ascoli, in pedana, buona la tecnica anche di Orges, tutti e due i ragazzi sono al secondo anno di questa categoria dei cadetti, hanno gareggiato lo scorso anno sempre nei campionati nazionali, figurando molto bene, e quest'anno sicuramente Giorgio potrà portare a casa una bella medaglia, ma anche Orges si potrà ben piazzare. Ecco intanto in pedana al secondo lancio l'atleta della San Giorgese Renato Rocchetti che ottiene 65-65 al secondo lancio, poi ci sarà un terzo lancio nullo e ancora un quarto lancio nullo, sono solo quattro i lanci in questa manifestazione ed ora andiamo a sentire proprio i protagonisti di questa bella gara, Giorgio e Orges, doppietta marchigiana in questa gara del martello, sentiamo Giorgio la tua misura. 65-88. E Orges? 54-01. Non si tratta dei vostri personali, ma insomma siete andati molto vicini, no? Quest'anno hai fatto una bella stagione con ottimi risultati, addirittura la migliore prestazione nazionale in questa specialità. Sì, sapevo fino all'anno scorso che potevo fare molto bene, posso ancora migliorarmi, spero che in queste ultime due o tre gare che sono rimaste di avvicinare il più possibile 70 metri. Ci saranno questi campionati proprio qui a Sulmona, no? Quindi saremo qui a due passi. E quindi questi 70 metri in allenamento probabilmente li hai già toccati? In allenamento ancora no, però sto lavorando molto sulla tecnica per arrivarci. E sempre seguito dal bravo Alfio? Sì, sempre seguito dall'Alfio. Senti, Orges, tu lo scorso anno hai fatto un bel campionato italiano anche tu, no? A Borgo Valsugana, tra i cadetti, quest'anno ti ripeti, insomma anche per te ci sono ottime probabilità. Sì, anche perché in allenamento sono arrivato ai 61 metri, però poco tempo fa, due settimane fa, ho avuto la polmonite e sono stato male per tre settimane. Con 40 di febbre mi hanno detto. Mo cerco di riprendermi e provo a fare il possibile per riguadagnare forze per i campionati italiani. Un febbrone da cavallo, insomma, che però vedo che non ti ha messo a zero, perché anche quest'oggi male non è andata. Potevo fare meglio, speravo di più però. È andata così. Ed incominciamo subito con un bel successo in questa manifestazione. Ora andiamo a seguire la seconda gara. Vedete gli ostacoli, quindi si tratta degli 80 ostacoli per la categoria cadette. 76 centimetri l'altezza di questi ostacoli che non sono insormontabili. Vedete, le ragazze riescono a correre molto velocemente. C'è l'atleta della Puglia col 228, si tratta di Fabrizia De Meo, che va al successo, secondo posto per Orsini dell'Abruzzo, la terza la Micol Zazzarini dell'Avis Macerata, la marchigiana,
12:71 il tempo della Zazzarini, 11:80 per la Pugliese e l'Abruzzese 12:35, quarta per la Campania 13:21. A livello maschile, anche qui vedete per le Marche la maglia sempre verde, qui abbiamo per l'ASA di Ascoli Vincenzo Croce che giunge secondo, cade l'atleta della Basilicata, quindi vittoria di Filippi Giuseppe Campania 14:37, Croce 15:24, poi al terzo posto l'atleta della Campania che arriva così sorridendo, ci scherza su questa caduta. Gara del salto triplo, abbiamo fatto già vedere, vedete le immagini qui di questa pedana, sicuramente non perfettamente preparata, manca molta sabbia e devo dire che qui i ragazzi hanno ottenuto quasi tutti il loro primato personale, ma dovrebbe essere questa una gara, a mio parere, non valida dal punto di vista della misura, bene la classifica, ma la misura non è sicuramente reale. La vittoria va a Salvatore Angelozzi, che si migliora tantissimo, questo ragazzino già lo scorso anno ha fatto bene anche nei cadetti, nel primo anno 13:84 la sua misura, pensate un po', ma insomma ecco, diciamo che almeno ci sono 20-25 centimetri regalati, ma comunque la misura c'è stata e lui è ben felice di portarsela a casa. Ecco qua il podio con Salvatore Angelozzi per l'Abruzzo 13:84, secondo per le Marche Marco Mancini con 12:55, poi Palombino, Menconi, Pagano e Barone. Ed ora andiamo qui al peso, dove per l'atleta marchigiano che vediamo impegnato è Lorenzo Spurio della Collegio Atletica San Benedettese e giunge al sesto posto. Spurio, qui abbiamo avuto la vittoria del pugliese Francesco Trabacca con 14:86, Atletica Leggera Montefusco di Lecce, al secondo posto per la Puglia Pierandrea Corallo, sempre Montefusco di Lecce, 14:70, e poi per la Campania Lucas Montoro con 14:40. Ecco qua, questo è Trabacca che si è aggiudicato la competizione con una bella serie di lanci. Il migliore è stato questo 14:86 al terzo turno e questo è il quarto turno con 13:69. Ed ora sono già pronte le ragazze per i mezzi 80. Questa è la terza serie dove gareggia in corsia 3 la Moretti e in corsia 4 Aurora Olivetti, due ragazze di Chiaravalle, col pettorale 202 la Moretti, vedete, molta grinta, spinge fino all'ultimo metro e la vittoria è sua con 10:53, nuovo primato personale. Per la Chiaravalle, società di Mario Pistoni, sarà contento Mario? Tra poco sicuramente lo chiamerai per telefono, eh? Sì, penso. O domani. Come domani? Mario non può aspettare. Va. Subito dopo. Ecco, beh, altrimenti ti tira le orecchie. Senti, questo risultato ti soddisfa, sì? Spero di fare il personale perché è un po' che vorrei farlo. Qual è il tuo miglior risultato in questa gara? 10:57. E come va l'atletica Chiaravalle? Com'è questa società dell'atletica Chiaravalle? È un po' piccola, però comunque secondo me è una buona perché gli allenatori sono bravi e ci aiutano sempre. Ed ora avremo questi campionati probabilmente, no, a Sulmona, questi campionati italiani cadetti. Ci sarai? Spero molto. Bene, allora attendiamo questo risultato. Sì. Nella gara maschile, vedete i ragazzi già pronti, abbiamo in corsia 4, pettorale 199, Nicolò Giacomini, atleta della Stamura di Ancona. Eccolo qua, la sua partenza molto rapido, sempre in partenza, ma qui c'è Riccardo Angelozzi dell'Abruzzo, lotta con lui col 123, lo vedete, e vittoria del ragazzo dell'Abruzzo con 9:26, 9:30 comunque per Nicolò, che ottiene anche quest'oggi il suo primato personale, poi 9:42 Bianchi, poi c'è Casiello della Puglia e per la Basilicata di Cugno con tempi comunque buoni, 9:64, 9:79, tutti buoni risultati. Nella gara del peso, qui per le Marche, abbiamo la Michela Properzi, dello Sport Atletica Fermo, 8:65. La vittoria, questa è la ragazza invece pugliese, terza classificata, Bianca Bucci, 10:49. La vittoria va a Romano Giorgia, della Campania, una ragazzona che lo scorso anno abbiamo già visto a Borgo Valsugana, eccola qua che va in pedana, 11:86, beh, una bella stazza evidentemente, lancia molto bene,
con 11,86 si aggiudica la competizione, secondo posto per Ludovica Montanaro dell'Abruzzo 10,97, terza Bianca Bucci Puglia 10,49 dell'Atletica Grottaglie, poi per la Calabria dell'Atletica Siderno c'è la Sara Crupi con 9,40. Qui siamo al finale della gara dei 300 ad ostacoli, dove la vittoria va a Greta Zuccarini dell'Abruzzo, la vedete, poi seconda Martina Spezzaferro, terza Caterina Stemigli di Chiaravalle, sempre atleta marchigiana, poi c'è la Puglia e l'Umbria che chiudono nell'ordine 49,12 il tempo della Stemigli, mentre la Zuccarini dell'Abruzzo 44,67. Questa è la gara maschile, sempre dei 300 ad ostacoli, dove abbiamo per le Marche Tommaso Riva dello Sport DLF di Ancona, vedete molta grinta questo ragazzo qui, lotta con Mancuso, Sassano, Chianese, della Basilicata, Molise e Calabria. Ecco il finale, ancora qualche metro di svantaggio rispetto all'atleta Mancuso della Basilicata. Ecco ancora, guardate che grinta, qui il passaggio non è sicuramente perfetto, ma comunque molta grinta e chiude con il primato personale 44,23 questo Tommaso, Riva Tommaso, la DLF di Ancona. Bravo Tommaso, che porta a casa un bel punteggio. Poi nella seconda serie c'è stata la vittoria dell'Atletica della Puglia con 40,10, ma insomma è stata un'altra gara per così dire. E qua intanto nella gara del triplo per le Marche, Sofia Di Castri, non abbiamo le sue immagini, l'abbiamo intravista al termine di un salto, comunque finisce al secondo posto con 11,41, primato personale per lei, anche se ventoso questo salto, il salto regolare è quello di 11,15. La vittoria va a questa ragazza dell'Abruzzo che abbiamo visto saltare poco fa, Valeria Latino, della Gran Sasso di Teramo con 11,77. Ed andiamo ora invece ai 300 piani per quanto riguarda le cadette, vedete inquadrata qui la nostra Elisabetta Vandi, eccola qua, parte molto decisa, con lei c'è la Francesca Dimitri, Chiara D'Alessandro, Letizia Lantone, atleta della Puglia, Abruzzo e Umbria. C'è un po' di confusione per quanto riguarda le magliette tra Umbria e Marche, che hanno tutte e due le società, tutte le regioni e le maglie verdi, quasi simili. Eccola qua comunque la nostra Elisabetta, che se non altro la distinguiamo per l'eleganza della corsa, ed è molta spinta. Ecco il suo finale con questa giornata dove le condizioni ideali erano buone per gareggiare, con 39,68. Precede la Dimitri con 41,36, poi 43,42 D'Alessandro e Lare Lantone Letizia dell'Umbria 43,87. Ed ora andiamo a seguire invece la gara maschile, sempre dei 300 piani. Qui in questa serie per le Marche abbiamo Mecozzi, Mattia Mecozzi, eccolo là, lo vedete in quarta posizione sulla destra, poi c'è naturalmente la curva da fare, quindi qui c'è l'handicap nella partenza, vedete, va, procede molto bene Mattia dello Sport Atletica Fermo, ora è in parità con Spoltore col 144, atleta dell'Abruzzo, eccoli qua che lottano tutti e due, ma Spoltore è ancora più deciso nella parte finale e sopravanza Mattia 36,68 contro 37,29, pare che sia primato personale per questo ragazzo di Fermo. Poi c'è Davide Giordano della Puglia 38,12 e 39,09, Luigi Santoro della Basilicata, della Rocco Scotellaro di Matera. Ed ora andiamo ai metri mille, due giri e mezzo, quindi si parte dalla parte opposta e subito prende il largo Alice Principi, vedete, col 204, che è naturalmente ragazzina promettente, ha già corso in tempi molto molto vicini ai 3, ma ancora non mi pare sia scesa sotto i 3 minuti, speriamo che lo faccia nei campionati italiani che saranno all'Aquila dal 9 all'11 di ottobre. Ecco qua intanto il vantaggio di Alice Principi è considerevole, dopo qui siamo tra poco al passaggio dei 400, vedete la sua azione di corsa elegante anche se non ha avuto avversari, dietro abbiamo Giulia D'Ambrosio per l'Abruzzo, poi ancora per l'Abruzzo Francesca Mastrippoito, Giulia Castagnier dell'Umbria, per il Molise Chiara Scungio,
per la Puglia Giulia Stellacci, poi per la Campania Sara Maruffi e Sabrina Reda per la Calabria. Eccole qua il passaggio delle ragazzine dietro che stanno inseguendo, ma ormai è irraggiungibile, passaggio ai medio 800 ora per Alice Principi. Eccola qua che transita senza problemi, con un bel vantaggio dietro le altre, naturalmente lottano per gli altri posti d'onore. Abbiamo visto l'abruzzese Giulia D'Ambrosio. Ecco qua il finale di Alice Principi che va a chiudere questa competizione in 3.09.54 su Giulia D'Ambrosio Abruzzo 3.17.01 e poi Mastrippolito, Castagnier e via via tutte le altre atlete classificate nell'ordine di questi metri mille per le cadette nate nel 2000 e 2001. Alice Principi, 16 anni quasi, tra poco, che scuola fai? Classico. Dove? A Civitanova. Quindi a Civitanova, dove c'era un'antica tradizione allo scientifico, ora invece questa tradizione dello sport è anche al classico. È passata al classico, sì, stanno con gli studenteschi. Ti reghi da Civitanova, quindi anzi tu non risiedi nemmeno a Civitanova. A Montecosaro risiedo. Quindi da Montecosaro poi ti vai a allenare tutti i giorni o quasi a Macerata. Macerata, sì, è mezz'ora di macchina, però alla fine ne vale la pena per allenarsi e fare delle gare belle. Una passione questa dello sport, dell'atletica, che ti ha trasmesso naturalmente tuo padre. Sì, sì, è stato lui a trasmettermi questa passione per la corsa, che in effetti è lo sport che mi piace di più. Senti, ma quando magari le altre tue amiche la sera, il sabato sera, vanno a ballare, tu invece il giorno dopo c'è la gara, c'è un po' di invidia oppure non ti importa? Un po' mi importa, cioè, vorrei uscire, però alla fine, cioè, pensando che magari il giorno dopo riesco a fare il minimo per gli italiani o comunque una gara bella, alla fine sono soddisfatta e posso uscire magari gli altri giorni. Quindi c'è soddisfazione ugualmente, insomma, una ragazza come te non deve rimpiangere il tempo perso per la discoteca. No, cioè, ci sono delle gare un po' così che a volte ti fanno venire la voglia di mollare, poi però sì, cadendo ci si rialza. Tu hai una bella amicizia con un'altra signorina dell'atletica leggera, con la signorina Vandi, com'è questo legame? Cioè, tengo molto a Elisabetta, tante volte vado a Pesaro per trovarla, è un legame molto forte tra di noi, tipo, è nato a Magliano, mi sembra l'anno scorso, e da lì siamo diventate proprio migliori amiche, cioè le voglio un mondo di bene. Senti, nell'atletica questo rapporto di amicizia è una cosa abbastanza comune, mi sembra. Sì, sì, siamo molto uniti tra tutte le marche, siamo molto uniti, ma anche proprio in tutta Italia abbiamo una grande amicizia. Questo raduno di quest'anno a Camerino, che cosa è successo? Qualcosa di particolare, no? Tutto bene? Ah, tutto bene. Siete divertiti? Sì, sì, sono stati 4 giorni intensi di allenamento, però ripagati dallo stare insieme e divertendoci. Ora vi rivedrete tutto il gruppo che oggi è qui a Sulmona per questi campionati italiani. Sì, sì, tutti saremo a Sulmona. E ce la faremo a portare a casa una medaglietta? Si spera, dai, io ce la metto tutta, poi quello che viene, dai, sono soddisfatta. Ed ora passiamo ad osservare la gara del salto in lungo, dove abbiamo due atleti. Uno è Caccini, Alessandro Caccini, della Collection Atletica San Benedettese, e l'altro è Matteo Bernocchi, dell'Atletica San Giorgese Tecnolift. Ecco qua i due atleti. Questo invece, che vediamo ora impegnato in pedana, è Alessandro Marasco, dell'Atletica Aurora, società della Campania. E devo dire che ha fatto degli ottimi salti, ha aperto con un nullo, poi un 6.26, poi ancora un nullo ed ha chiuso al quarto salto con 6.82, una gran bella prestazione, però teniamo conto che almeno 20 centimetri sono abbonati per la mancanza di sabbia in questa pedana. Ecco qua la tua atleta delle Marche, questo dovrebbe essere, dico dovrebbe perché è un biondino, qua mi pare che sia Alessandro Caccini, della Collection Atletica San Benedettese. Ancora qua in pedana, questo è Marasco, proprio per il suo quarto salto, il migliore della serie, con 6,82 metri, che gli dà la vittoria. Quindi gran bella misura per questo atleta della Campania.
Ed ora andiamo a osservare qua invece la gara dei metri 1000 per quanto riguarda i cadetti. Prima abbiamo visto le cadette con la vittoria di Alice e Principi e qua subito col pettorale 135 c'è l'abruzzese Emanuele Di Primio, poi abbiamo Amedeo Perazzo, Lorenzo Corsini per le Marche della Collegio Atletica San Benedettese. Ecco qua sempre col 133 appunto Emanuele Di Primio della polisportiva Tesis di Chieti, società che aveva iniziato qualche anno fa l'atletica con la marcia, ma poi ha trovato anche validi mezzofondisti, addirittura questo è un ragazzino di notevole valore che corre ampiamente sotto i 2,40 i metri 1000. Amedeo Perazzo della Campania in seconda posizione e in terza posizione c'è Lorenzo Corsini, sempre della Collection. Ecco qua, vedete Corsini con la magliettina verde con vicino la teta dell'Umbria. Si tratta di Stefano Di Lullo della Libertas Arx di Perugia ed ecco il finale per Di Primio, atleta del 2000, quindi ultimo anno di categoria, farà sicuramente bene a Sulmona e ai campionati italiani. 2:35,95, gara devo dire abbastanza solitaria, Andrea Perazzo della Campania 2:42,83, poi terzo il nostro marchigiano Corsini con 2:45,45, poi Cafagna, Di Lullo, Beneventi, Micco, Martino, Saffiotti, Allamprese e Mastrantuono. Qui con gli arrivi degli altri atleti, l'ultimo classificato è l'undicesimo, atleta del Molise, della polisportiva Molise Campobasso. Si tratta di Simone Mastrantuono. Ed ora andiamo ai 2000, i 2000 per quanto riguarda le cadette. E qui c'è la nostra marchigiana Francesca Vallorani, atleta di buon valore, ora la vediamo in seconda posizione, vede una bella corsa, bei appoggi, corsa elegante con 139, c'è Zoe Pretara dell'Abruzzo, della società sportiva Pietro Atletica, Pietro Mennea Atletica, poi dietro ancora per la Puglia c'è Bernadette Pulpito, ecco il passaggio, sempre posizioni mutate con la Pretara, Vallorani e Pulpito. La partita pugliese che si allarga, la Vallorani col 209, magliettina verde e bianca, qui non ci sono problemi in quanto l'atleta dell'Umbria è più dietro e quindi ora la Vallorani passa a condurre, quando suona la campana siamo all'ultimo giro e poi si ferma inaspettatamente e con qualche problema arriva Angeletti che la ributta letteralmente in pista, lei riparte e chissà per quale motivo, problemi muscolari, ma poi insomma visto che ha continuato a correre anche in maniera senza nessun problema e comunque ormai la prima, la Zoe Pretara è irraggiungibile e va a chiudere in 6:46,19, al secondo posto Pulpito 6:49,25 e terza la nostra Francesca Vallorani, la marchigiana dell'Asa di Ascoli 7:01,09. Un vero peccato perché avrebbe potuto sicuramente correre molto vicino a 6:40. Vede la sua corsa è ancora efficace, malgrado questa sosta, non so per quale motivo, e giunge senza nemmeno poi essere molto affaticata, sì, è così, leggermente stanca tutto sommato. Non credo che abbia avuto grandi problemi, forse un po' di paura, mancanza di temperamento. Ed ora andiamo ai 2000 a livello maschile. Qui per le Marche abbiamo Coppari, Matteo Coppari di Atletica Avis Macerata che è impegnato con lui, abbiamo però c'è Ayub Idam della Calabria con 167 e poi per la Puglia c'è Avol Langella, l'Atletica Mediterranea Bari in seconda posizione, eccolo qua l'atleta pugliese col 232 con gli occhialini. E poi invece col 167 c'è questo Ayub Idam, atletica runner 2012, società calabrese, fatica abbastanza il nostro Matteo Coppari che viaggia in sesta posizione, atleta del Molise col 212, vediamo è Luca Ciampettini della polisportiva Molise Campobasso, eccoli qua, suono della campana, vediamo un po'. La lotta è tra questo Ayub e Langella, Calabria e Puglia, dietro gli altri sono nettamente staccati, i due atleti viaggiano sotto i 6 minuti, quindi sotto i 3 al chilometro e va a chiudere molto bene col 167 Ayub Idam della Calabria
in 5.54 e 52, ottima prestazione, 5.58 e 76 per Langella, atleta pugliese, poi col 140 giunge Pretara dell'Abruzzo, poi Ferri, Piazzolla e Coppari, è sesto per le Marche, quindi porta a casa in ogni caso 3 punti. Ricordiamo che c'è una classifica per regioni dove si sommano i punteggi a livello femminile e a livello maschile, e devo dire che a livello femminile abbiamo ottenuto finora gran bei risultati, tante vittorie. Qua intanto partono i 1200 siepi. Qui sono stati anche diversi le prestazioni interessanti nel disco, gara che non abbiamo visto. C'è stata Irene Rinaldi con 34 metri, ha firmato il nuovo record regionale, un record storico che esisteva da 30 anni, di Monica Tomassoni, che aveva 33,78, lo stabilì nel 1985. Ed ora questa gara di siepi, non c'è l'acqua, cioè non c'è la fossa con la cosiddetta riviera, mentre ci sono ostacoli, ed è in testa Emma Silvestri, questa ragazzina del 2001, quindi ancora un anno in questa categoria, il prossimo anno sarà ancora qui, ed anche lei non ha un passaggio elegantissimo, non so se poi il suo futuro sarà questo delle siepi, non mi sembra, viste le caratteristiche, perché è una ragazzina che ha ottime doti per fare i 1500 soprattutto, ma anche gli 800, abbastanza rapida, forse più i 1500 nel futuro che gli 800. Intanto con lei c'è la Firmani, Maria Giulia, atleta della Stamura di Ancona, e c'è anche Michela Melatini dell'Avis Macerata. Ed ecco il finale con Emma Silvestri che corre la distanza in 3.57.26, dietro in seconda posizione c'è Maria Giulia Firmani delle Marche, Sef Stamura Ancona, 197, 4.11.44 il suo tempo, c'è la Di Fabio dell'Abruzzo e Michela Malatini, 4.15.97, sarà contento papà Manolo. E poi c'è la Bendini, la Lanciaprima dell'Abruzzo, la Porceddu della Puglia e per la Campania Giulia Carbutti. Ecco qua la nostra Michela, piuttosto tranquilla, soddisfatta. Questa invece è la nostra Maria Giulia Firmani, ed è invece sparita Emma Silvestri, che non ama essere intervistata. Ed ora ecco qua i metri 1200 siepi a livello maschile. Qui abbiamo per le Marche Lorenzo Giacò, atleta recanatese del 2000. Qui la battaglia è molto dura, qui vedete col 192 l'atleta della Campania Tata Fiore, poi col 128 altro passaggio c'è Cirotti dell'Abruzzo, quindi l'abruzzese e l'atleta campano in seconda posizione. Poi dietro abbiamo per l'Umbria Rossetti, ed ecco il finale che cade, l'atleta campano viene superato da Cassavia della Puglia, vittoria quindi di Cirotti 3.32.03, poi Cassavia 3.34.20, Tata Fiore 3.34.77, sono tutti ottimi tempi questi, poi Rossetti dell'Umbria, poi Panella del Molise, Colanese e Giacò che corre in 3.47, sembra facile ma non è così, anche 3.47 è un buon tempo, e chiude per la Basilicata calabrese. La gara di marcia si svolge sui 3 km per le cadette e sui 5 km per i cadetti. Qua Alessio Costantini, atleta marchigiano, che viaggia in terza posizione, in testa c'è Alessandro Perrone della Basilicata, poi c'è Cecere della Puglia. A livello femminile c'è la piccolina lì, la Ida Mastrangelo, atleta pugliese dell'Atletica Don Milani, non poteva essere che così. E poi per le Marche a livello femminile abbiamo Ludovica Ruzzetta, eccola qua la vincitrice, Ida Mastrangelo, Atletica Don Milani, società di antiche tradizioni, ha tirato fuori tantissimi atleti di ottimo livello. Poi Marisa Fava in seconda posizione per la Campania, ancora per la Campania Filomena Di Gennaro. I tempi 15.08.21, 16.03.13, 16.05.05, e la nostra Ludovica che è quarta. Questi sono atleti doppiati, quelli dell'Umbria. Ludovica chiude ecco in questo momento in 16.19.78, mentre a livello maschile qui c'è il nostro Costantini
che andrà a chiudere 26, 21 e 11, vittoria di Alessandro Perrone col 158, eccolo qua, della Basilicata, Rocco Scotellaro di Matera, anche qui una bella tradizione nella marcia, questa è la Rocco Scotellaro, 24, 18 e 50. Ed ora andiamo alla gara del salto in alto, dove c'è questa ragazzina Trillini, Benedetta Trillini, del 2001, quindi primo anno di questa categoria. Guardate qui, è 1,48, ha fatto un salto veramente al di sopra dell'1,70, ampio margine, e poi passa 1,51 che supera la prima prova. Poi vediamo un po' ancora, è rimasta, vediamo un po', c'è ancora un'altra atleta con lei, atleta della Calabria, che poi sbaglia 1,51, qui siamo a 1,54. Sticella balla ma rimane su, ancora la sticella viene alzata ad 1,58, Overtice del Moro che segue qua i saltatori, questo dovrebbe essere 1,58, anche qui ottimo salto e poi sempre al primo tentativo ha fatto due errori a 1,48, ce l'ha fatto al secondo, poi tutto buono ed ora terza prova a 1,60, ampiamente primato personale per questa ragazzina di Osimo, gareggia per l'Atletica Amatori Osimo, ed eccola qua che qui sbaglia, anzi questo dovrebbe essere 1,62, ha fatto quindi 1,60, quindi 1,62 superato, il salto precedente era quello appunto a 1,60. Ed ora andiamo alla staffetta, a 4%, cadette, dicevo, della Trillini, quindi il suo primato personale, allenata da Giuseppe Carbonari, e anche a livello cadetti Giuseppe è riuscito a trovare un bel elemento nel salto in alto, anzi a livello ragazzi, che ha vinto a Magliano, poi la gara internazionale di Magliano, Falappa. Qua nella staffetta per le Marche abbiamo schierato Olivetti, Moretti, Zazzarini e Elisabetta Vandi, eccola qua con pettorale 5 che chiude, e netto il vantaggio delle Marche sull'Abruzzo, Puglia e Campania, 49-62, questo potrebbe essere un'ottima carta da giocare per i campionati italiani di Sulmona, per questa categoria, nella staffetta 4%, con ottimo tempo, 49-62, 50-98 per l'Abruzzo, la Puglia 51-50, 52 netti per la Campania. Ora andiamo a vedere i maschietti qua, dove schieriamo Mancini, Bernocchi, Mecozzi e Giacomini in quarta. Giacomini ha corso in 9,30 la sua batteria dei metri 80. Ed eccoli qua impegnati, quindi Mancini ha passato il bastoncino a Bernocchi, Bernocchi passa a Mecozzi, Mecozzi a Giacomini. Bello il finale qui di Nicolò, Nicolò Giacomini, Niccolò, non Nicolò, che chiude in 44,52, quindi una gran bella prestazione anche questa, di ottimo auspicio per i campionati italiani. Vi ricordo, questi campionati avranno luogo quest'anno a Sulmona 9, 10 e 11 ottobre. Qua intanto il podio per la staffetta femminile, contentissimi le ragazze, un momento di festa finale, qui si finisce a tarda sera, alle 20:30 eravamo ancora allo stadio, gare iniziate alle 15 e poi naturalmente gare su gare, e si finisce ad ora tarda e si rientra poi a casa in pullman ancora più tardi. Ecco qua, festa sulle tribune in attesa della classifica finale, balletto generale con tutte le squadre qua che si divertono, a questa età non può essere altro che così, momento di gioia, premiazioni finali con le società che salgono sul podio. Ecco qua la grafica, Basilicata, Calabria, Molise, Umbria, Campania, Abruzzo, Puglia, e il primo posto va al gruppo delle Marche, che si aggiudica questa 39esima Memorial Musacchio per la seconda volta, si era successo anche lo scorso anno, e quindi ci ripetiamo con una bella squadra, in particolare a livello femminile, e con qualche elemento, devo dire, a livello maschile che può sicuramente far bene. E con questo abbiamo chiuso questa nostra puntata dal Molise, da Campobasso, con il 39esimo Memorial Musacchio.
I got a feeling. Goba, da anni presente nel mondo dello sport e negli eventi podistici marchigiani più importanti. Goba è solo a Monte Cassiano. Con i migliori marchi per il basket, calcio, calcetto, fitness. Specialistiche e chiodate per atletica. Tennis, volley, tempo libero, per uomo, donna e bambino. Professionalità e cortesia a vostra disposizione. Karu, Mizuno, New Balance, Brooks, Saucony, Ulsport, X-Bionic. Sconti speciali tutto l'anno, forniture e promozioni per società sportive. Goba, venite a visitare il nostro punto vendita in via Matteotti 15 a Monte Cassiano.